formato il nuovo piano urbanistico comunale della città di Torre del Greco, un importante passo da parte dell'amministrazione per una valorizzazione del territorio e una crescita sociale, economica e culturale. Questa mattina siamo stati con le telecamere di TV City presso il Palazzo Baronale per la presentazione del nuovo piano. Durante la conferenza, particolare attenzione è stata dedicata all'area portuale, centro dello sviluppo economico della città, ma anche alla rivalutazione di siti come Villa Sora, la Cittadella dello Sport, il Parco del Colle di Sant'Alfonso e il Parco Pubblico Bottazzi, senza dimenticare il recupero e la rivalutazione del cimitero comunale, del mercato e dell'area dell'ex cementificio. Abbiamo ascoltato l'assessore con delega all'urbanistica, Gennaro Polichetti. Primo passo con l'approvazione del piano urbanistico comunale, quale sarà il secondo step? La seconda fase prevede che dopo la pubblicazione ci possa essere un'evidenza pubblica affinché tutta la cittadinanza, sia normali cittadini o associazioni o imprenditori, possano fare le loro osservazioni su quelle che sono le cose previste da questo piano strutturale. Quindi si attiverà questa cosa che avrà un termine, dopodiché ci sarà una accettazione o meno in giunta di quelle che sono le osservazioni che verranno presentate e poi c'è l'avvio della conferenza di servizi che condurrà alla fase finale di approvazione da parte del Consiglio Comunale, che dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre del 2021. Quindi siamo, credo, perfettamente in linea con i tempi, anzi forse ci siamo anche anticipati rispetto ad altre amministrazioni comunali e pensiamo appunto di poterli rispettare, dando finalmente questo strumento di grande importanza alla città. Quali saranno più o meno le azioni concrete che si metteranno in campo? Ci sarà molta attenzione sullo sviluppo e la riqualificazione e l'ampliamento dell'area portuale, per esempio, ma anche quello che riguarda determinati ambiti della periferia urbana, del litorale di Torre del Greco, che riveste una grande importanza e che purtroppo per anni è stato un po' lasciato andare. Crea i presupposti affinché si possa attivare tutti quei finanziamenti pubblici che in questo momento stanno per essere destinati anche a Torre del Greco attraverso il Recovery Fund o attraverso il grande progetto Pompei, e quindi avere una ricaduta sul territorio piuttosto evidente.